Ciao amiche e amici dalla vostra Gattalina. Eccoci qui, ormai questo impiantito lo riconoscete, siamo nella piazza Garibaldi, qui c'è la bellissima canonica e il campanile che ormai conoscete, alcuni di voi lo amano, altri lo odiano perché fa rumore, diciamo. Allora, oggi è Ferragosto, è una giornata molto 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 calda, non particolarmente umida però, e la gente si sta arrostendo, letteralmente arrostendo al sole. Per raggiungere la spiaggia, almeno la spiaggia dove andiamo noi, c'è da fare veramente pochissima strada. Bisogna attraversare questo, diciamo, non proprio bellissimo sottopassaggio che consente appunto alla ferrovia di passare, che sapete che le coste italiane, non tutte ma insomma spesso, sono bordate, diciamo, dalle linee ferroviarie, ecco, non è detto, non sempre, ma abbastanza spesso. Anche da ragazzina andavo in una località delle Marche e bisognava stare attenti, ci raccomandavano sempre perché c'era il passaggio a livello e il treno, e quindi bisognava attraversare e per andare alla spiaggia. Qua non mi sono sotto passaggio e il pericolo è diminuito. Qui c'è una sopra elevata, diciamo così, quindi non ci sono pericoli di attraversamento. Quindi qui non mancano ovviamente ristoranti, ristorantini, questo è praticamente carino perché è proprio a bordo spiaggia. Qui si fa un po' di strada, ma veramente poca, saranno 100 metri, non di più. E qui un po' un tavolo guadagnato, che si guadagna anche un po' d'ombra. E qui c'è il mare che ormai negli ultimi giorni si è proprio stabilito sulla calma, piuttosto calmo, non troppo fiato, insomma molto molto calmo. Oggi, stasera ci sono, come anche ieri, tantissime tantissime iniziative e feste, ieri c'era il concerto di Ron e tante altre cose, ma noi non siamo andati. Sapete che alla sera noi ci rilassiamo. Stasera invece passeremo a trovare un'amica, prima di cena, e quindi verremo via dalla spiaggia abbastanza presto. Questo è l'ingresso in spiaggia, prima c'erano altri ingressi, adesso in pandemia avevano messo questo unico per consentire i controlli. Qui ci sono le docce, dall'altra parte ci sono i servizi e le docce anche calde, si mette dentro il soldino, però dall'altra parte, qui proprio in spiaggia, ci sono le docce soltanto fredde. Eccoci qui, raggiungo la mia postazione, siamo in seconda fila. Perché non prendiamo la prima fila? Non la prendiamo perché, certo che costa un po' di più, questo è ovvio, però non la prendiamo perché se il mare è lungo o grosso, non vi tolgono la postazione, perché ovviamente non si può esporre i bagnanti al pericolo. Acqua abbondante e basta. Poi mi sono portata un succo di frutta, questa è la mia, questa è un asciugamano, qui sono molto affezionata perché l'avevo preso un po' di anni fa, in caso di ritorno in un autogrill, c'erano in offerta questi asciugamani, dunque è microfibra, ma tanto io non lo uso per asciugarmi, lo uso solo per mestolino, diciamo, sul lettino. Questo è il mio zainetto trasparente, tengo le mie cosine per la spiaggia, cioè poco e niente.
quello invece è il lettino per letto, che però arriva sempre molto 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 più tardi perché si fa le sue passeggiate. E qui, ecco, brava, mi sono dimenticata la confezione del succo di stamattina, importante portare via alla sera. Borsina che porto sempre a spiaggia, borsina trasparente, anche se sì, avevo preso del Benadol perché nei giorni scorsi eliminare da un po' di Benadol, mi è rimasto in borsa. Ecco qua, la tengo qui. E le cose trasparenti secondo me sono incredibilmente comode perché vi consentono tranquillamente di vedere a colpo d'occhio ciò che vi serve, ciò che è contenuto. Quindi tiro via il mio pareo, adesso metto giù il telefonino perché tocco la canottiera con la magliettina e resto in costume perché la giornata è veramente calda. Come vedete la spiaggia è oltremodo piena, qualcuno di voi inorridirà se siete abituati ad andare in posti poco frequentati, effettivamente i giorni di Ferragosto qui sono abbastanza infernali. La spiaggia può contenere queste persone qui e non di più, però diciamo non mi arrecano disturbo, ecco, magari esteticamente non è bello da vedere, ma sono veramente veramente strapiene le spiagge. Di là c'è la spiaggia libera, non so se si riesce a vedere, non vi dico che cos'è, non ci si muove proprio, mentre qui ci sono un po' di regole, quindi più di così non può contenere. E niente, buon Ferragosto a tutte e tutti e tutto, e un bacione, e alla prossima. Che è considerato vegano perché magari c'hanno due piatti vegani, che ne so. Il secondo in ordine di distanza.